Siamo orgogliosi di aver inaugurato questa splendida mostra, mostra di tanti artisti provenienti da diverse parti sia dell'Italia ma anche dall'estero. La pittura oggi è protagonista e rivive uno splendido sede, il nostro Palazzo Pulvirenti, dove cerchiamo di far rivivere e promuovere l'arte in generale. Devo ringraziare proprio la professoressa Maria Zeminio per il contributo che ci ha dato, per il supporto che ci ha dato e nel cercare di far promuovere, far convergere tutti questi artisti qui a Pedara e rendere, ripeto come ho detto poco fa, l'arte protagonista per noi è qualcosa di importante e significativo sia per la nostra comunità ma non solo. Ci troviamo qui con il preside Adernò che ha collaborato con noi per dare vita, dare luogo a tutta questa bellissima kermesse culturale. Noi abbiamo natura morta, abbiamo paesaggi, abbiamo volti, abbiamo colori, abbiamo arte classica e arte moderna. Ecco, il dialogo dell'arte è eterno e pur usando termini nuovi o termini vecchi riesce a trasmettere ciò che l'artista ha dentro. L'arte è comunicazione, l'arte è un dono di sé agli altri. Sono sempre emozionato di in questo luogo, al Palazzo Pulvirenti, che i nostri predecessori, i nostri sindaci in passato hanno predisposto per la cultura, perché è il palazzo della cultura di Pedara, quindi è un'emozione tornare sempre qui dopo le problematiche dovute agli eventi della pandemia. Adesso torniamo qui e facciamo arte e degustiamo l'arte, quindi poter fare una offerta turistica, una promozione turistica per gli avventori, per i turisti che nei weekend come questo e nei prossimi giorni a venire vorranno venire a Pedara e degustare questa bellissima forma d'arte, questa ensemble d'arte, questa kermesse. Questo è un palazzo storico della nostra comunità che abbiamo ristrutturato nel 2007, quando allora ero sindaco, ed è ha questa vocazione, quella del luogo d'arte per museo, mostre. Il fatto che l'amministrazione in un tempo difficile come quello del Covid che stiamo attraversando ha deciso di puntare sulla cultura, sulle mostre, è certamente un'attività meritoria, merito del sindaco Alfio Cristaudo, dell'assessore Carmelo Mazzella, della consigliera Laura Petralia, insomma una squadra che lavora ed è pronta a promuovere il nostro territorio. Si tratta di Lex Italica, una serie di riflessioni su quella che è l'importanza dell'arte. Ecco, qua è un Lex Italica, quindi la legge italiana che ci ha portato fino adesso, ma legge italiana dell'arte, quello che ci ha permesso di essere il paese che siamo. E quindi le famiglie, le istituzioni che allora, nel tempo storico, come Borboni, in questo caso siamo nel Regno delle Due Sicilie, quindi un omaggio a pieno titolo a questa bellissima terra, ed ecco, loro hanno promosso, come altre famiglie, i Medici, i Borgia, hanno promosso l'arte che ha fatto bene al popolo. L'arte non è un suppellettile, non è una questione elitaria, ma è sintomo di crescita per tutto il popolo. Per cui la riflessione è questa: nel contemporaneo deve esserci maggiore attenzione per l'arte e Maria Grazia, nel piccolo della città di Pedrara, ha fatto una grande magia, quello di portare in connubio e di raffrontare e accordare delle visioni diverse di tutto il mondo, ed è questa la magia un po' dell'arte. Ci unisce pur essendo distanti.